Ecco che il giudice Stefan Sinko dalla Slovenia entra nel ring. Un applauso per lui. Se il giudice è pronto, possiamo procedere con l'ingresso nei ring dei gruppi d'allevamento. Il giudice Kondo ci spiega che cosa sta per avvenire. I gruppi d'allevamento, sta sfilando in questo momento un gruppo di bearded collie. È una delle rappresentazioni più importanti perché qui si va a valutare il lavoro dell'allevatore. Non è facile mettere insieme da 3 a 5 soggetti omogenei nel tipo e sono tutti soggetti che portano lo stesso affisso, per cui il target dell'allevamento. Sotto il profilo zootecnico, ripeto, è il raggruppamento più importante. Nei gruppi di allevamento deve essere presente sia il maschio che la femmina. Come per le coppie, molto apprezzabile l'omogeneità tra i soggetti presentati. L'omogeneità non è solo nel tipo, ma anche come si muovono e come vengono presentati. Vi sono razze dove è possibile condurre il gruppo con un solo handler, razze dove è quasi impossibile, visto la mole di questi mastini spagnoli che vanno tra gli 80 e i 100 kg e comunque è difficile trattenere con una sola mano. Da notare come è accurata la presentazione anche di chi impiega più handler per esaltare l'omogeneità. Si cerca anche di presentarsi abbigliati nello stesso modo. Chiaramente l'immagine che dà un gruppo di handler, come li hai descritti tu, è differente da un altro gruppo meno omogeneo di handler, non di cani, ma alla fine poi il giudizio del giudice si incentra sul cane. Certamente. È il cane che viene premiato, l'allevamento, però penso che sia anche una piccola astuzia ben studiata, quella di rendere tutto più omogeneo, di distrarre il meno possibile l'insieme. Per chi espone cani vi sono centinaia di piccole astuzie messe in pratica sul ring. Difficilmente si inganna il giudice, però come si dice anche l'occhio vuole la sua parte. Questo ring d'onore qui a San Rossore è davvero di grandi dimensioni, con un pavimento idoneo perché, come vedi, non si può scivolare, ma nonostante la vastità, in certi raggruppamenti quasi sembra piccolo. Vuol dire che c'è stata una grande partecipazione. Il giudice penso abbia già scelto. Giudice Stefan Sinko, chiedo a lei di chiamare sul podio il terzo classificato. Mastini e Spagnoli. Mastini Spagnoli, il gruppo dei Mastini Spagnoli al terzo posto. Al secondo posto? Bearded Collie. Bearded Collie al secondo posto. E il vincitore dell'allevamento, nel gruppo allevamento, eh? Bassotti Standard, pelo corto. Bassotti Standard a pelo corto, con esultanza delle 5 ragazze. Davvero complimenti, brave, bravissime. Prossimo gruppo è quello dei juniores che si possono preparare.